E sono venuti a trovarci due ragazzi interessantissimi. Uno è un poeta e si chiama Alessio Scancella, e l'altra è un'attrice. Lei legge libri sempre insieme ad Alessio. Adesso fanno sempre insieme degli incontri con l'autore, dove spesso legge le poesie appunto di Alessio. E si tratta di Tania Santurbano, anche lei scrittrice. Alessio Scancella, ma Buonasera a tutti, grazie per ciao. avermi dato Prego, l'opportunità. ma la mamma che sta là dietro, Ehi, incombe, non so incombe. se dire un angelo oppure cucù cucù cucù, È tipo cornacchia, buona la seconda. No, sto scherzando, Benissimo. però mi ha detto che tu vivi in Bulgaria, Sì, sono a ecco, Sofia dal 2019, proprio prima del Covid. ecco, ti Meglio non entrare. piace? Sì, Ti molto. piace molto come Sì, città? sì, sì, sì. E a parte stanno venendo molti universitari, comunque dal punto di vista culturale è in fermento. Ecco. Poi diciamo che non ci sono tante situazioni che si sono verificate qui. Io proprio Ad esempio? potrei fare un confronto sulla questione, per esempio, del Covid, come è stato gestito lì e come è stato gestito qui. Gestito qui, Però è però ecco, meglio non entrare in questi argomenti, magari un'altra ecco. volta, Sì, rimanere perché è sul. sempre ancora un capitolo molto doloroso per tutti questa situazione del Covid. Ma io, leggendo la tua biografia, ho letto che sei laureato alla Università Pontificia, e quindi sei un avvocato sacrarotista, si No, potrebbe. No, allora, non sei la sacrarotista. rota è il secondo, come se fosse l'appello, ecco. Ecco. Ho lavorato al Tribunale Ecclesiastico Ecclesiastico. Abruzzese Ecco. Lunisano come difensore del vincolo che Ah. difende il vincolo matrimoniale. Ho capito. Ah, quindi sei. Ho capito. E in Bulgaria quindi tu prosegui questo No, no, lavoro? no, no. No. In Bulgaria, ecco, diciamo che mi sono ritrovato un po', tra virgolette, per gioco. Se volete, racconto in breve questa esperienza. Diciamo che ho trovato il lavoro su Facebook. Ho fatto richiesta nel novembre 2019, perché qui purtroppo il lavoro è quello che è, ma non entriamo in discorsi comunque ancora pesanti. E che succede? Io vedo su Facebook, Portogallo, Atene e Sofia. Mi sono fatto un po' i conti in tasca, ho detto, ma Portogallo sì, va bene per... Ah, però, bello Portogallo. sì, però affittarsi le case, costa un po'. Sì. Sì. Atene la conosco, è una bella città, ma non ci si vive. No, Sofia non la conoscevo, ho detto, ma sai che? Mi sono fatto un po' i conti, tra virgolette, ho visto che poi non c'è ancora l'euro, c'è il lev bulgaro. Ah, Quindi, ecco. no, ma... Che aiuta No, molto dovranno ancora. prendere l'euro comunque, però Speriamo di stanno no. sempre propagando. No, ma alla fine Aumenta tutto con euro, l'euro. lira, cioè non è questione di come chiami la moneta, ma il valore che gli dai. Per esempio, se Certo. vogliamo parlare, il Giappone ha un'inflazione pazzesca, eppure con tutti quei non hanno questi problemi. Cioè, alla Ecco. fine, c'è anche il discorso dei. Ci siamo ritrovati a fare anche un po' di economia, ma secondo Ma me. tu che lavoro fai lì in Bulgaria? E No, io lavoro come. precisiamo perché No, no, anche no, no. Rocco Siffredi c'ha lì la villa dove No. gira i suoi film. Quindi, che No. lavoro fai in Ah, no, Bulgaria? no, quello sicuramente no. Anche se a volte mi sento pure più richiesto, non so perché. Però No, no, ma vabbè. che lavoro fai? No, 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 perché mo lavoro. No, incuriosisco. lavoro supporto clienti italiano-inglese. Cioè, Ah, uno dei lavori. Sì, ma. bravo, bravo, Attualmente bravissimo. sto per una compagnia logistica, sì, però Bravo, con ti i trovi clienti italiani. bene. Sì, sì, Sei sì, sì. felice, Beh, insomma. la felicità non è di questo mondo, però. Sì, vabbè, sei un poeta, No. quindi. Bene, quindi come hai cominciato a scrivere i tuoi versi? Allora, In questa è Bulgaria o un'altra. qui? No, 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 no. Allora, le mie poesie vanno in giro, tra virgolette, sugli stati di Facebook da una decina Ah. di anni. Sì, sono nati come, diciamo, messaggi, così, comunicazioni un po' particolari. Sì. Poi mia mamma La mamma. sì, ha raccolto e sono state pubblicate, diciamo, come un po' per scherzo, per regalo. Questo è un secondo libro, tra Questo è il secondo l'altro. libro, sì. Il primo è Ad un passo dalla follia. Ecco, e questo invece ieri, oggi è. Entrambi editi dalla Costa Edizioni. Come... È una. Avvicinati Sì, a sì. parlare al microfono, ti conviene parlare più vicino così sentiamo Eh meglio. sì. Costa Edizione, che tra Sì, l'altro è una casa editrice abruzzese di sì, Montesilvano. sì. E quindi tu ti Sono sei nata trovato. ecco un po' così.
Questo secondo libro c'è anche un'immagine molto importante di una persona che è da poco scomparsa, Ecco, che avvicinati, comunque la sempre. copertina, se si può vedere, anche è molto bella. È molto E volevo bella, ancora ecco. ringraziare Riccardo Santini, che non c'è più, Ah, che ecco. è una persona comunque molto Parla vicino al legata. microfono. Ale, Una mo te ce persona. l'ego al Sì, microfono. no, io mi muovo. È una persona comunque ci è stata molto vicina. Sì, e E quindi hai voluto così. Sì, ricordarla. è anche poi Che nel differenza c'è libro tra LOL di Tania Santurbano c'è proprio il un'immagine. libro che si Sì. chiama E Loil, ma quindi. che differenza c'è tra il primo e il secondo libro? Boh, sempre poesie sono, Ecco, diciamo, con però questa c'è parte. un Allora, non è che. Allora. tema No, diverso. allora diciamo che io anche come scrivo, cioè è capace che io adesso prendo il cellulare e mi metto a scrivere una poesia. Così. Tania, sì, poi mi piace molto scriverle sulle note del cellulare e poi le invio. È fatta la È poesia. fatta la poesia, sì, perché comunque dico anche questa parte di me dal punto di vista stilistico, non mi piace leggere le mie poesie e poi non Ah. mi piace tanto Quindi ritornarci, non le diciamo. leggi tu, ecco perché legge Tania. Vogliamo sentire Tania una poesia? Ecco Tania che legge. Sei un'attrice, Tania? Sei No, no, un'attrice. poetessa e È il scrittrice. microfono. Poetessa e scrittrice, ma sono innamorata della poesia, quindi leggo diversi poeti. Ho capito. Che ci fai ascoltare La adesso? mano. Guarda la mia mano, anche se è distante. Non sarà mai così lontana. La incontrerai nelle tante che stringerai. Prendimi per mano, non so per quanto, o se potrai. Potrà sembrare assai strano, ma è nei piccoli gesti e desideri che ci identifichiamo. Bella, bella, e questa qua è la tua letta pure, insomma, con molta, molta, insomma, espressività. E questa è una delle poesie che fa parte appunto dell'ultimo libro. Sì. Ecco, questa poesia, ti ricordi quando l'hai scritta oppure... Allora, come data nella sezione oggi, sì, perché anche annotato nel libro la data. Un microfono. Sì, stavo prendendo il libro, scusate. Vabbè, ecco. 17 agosto 17 cosa di del quest'anno? Ah, 2022. 2022. Sì, oggi. E cos'è che ti ispira di Sì, solito no, quando 23, scrivi le poesie? 22. Vabbè, non No, importa, ma cos'è che ti cioè, ispira quando vabbè. Ah, scrivi? allora, non è che voglio dire, per esempio, l'ambiente, i sentimenti, perché, cioè, diciamo, io non riesco a cogliere, come dicevo anche prima, io sono capace anche che mentre lavoro, in un attimo di pausa, metto giù dei versi. Diciamo che è una fonte anche ispiratrice per molto tempo, a parte il desiderio di comunicare, perché sono nati, ripeto, come stati su Facebook, quindi comunicare con alcune persone, e La la noia noia. per me è una cosa che aiuta molto in genere tutti i tipi di artisti, tutti i tipi anche di pensatori, anche perché sì, se prima la filosofia nasceva per meraviglia, per lo stupore, direi che oggi gran parte della filosofia nasce anche per noia. Arrivano i primi commenti. Angelo Finocchiaro dice: saluta la mamma che sta dietro e dice che sei bravissimo. Ecco, quindi la noia al centro come motore propulsore della tua Motore poesia. propulsore no, però diciamo che è anche un elemento filosofico da non sottovalutare al Ah, giorno d'oggi, la noia. la noia, e secondo te i tuoi coetanei vivono molto la noia oppure tu sei un caso speciale? Mamma mia, la noia, certo, questi desideri comunque di sballo, dall'assunzione di alcune sostanze, Ecco. l'assunzione dei brividi, questo comunque, queste botte di vita che si dice a Sono livello. suggerite sempre, tu dici, dalla noia. Beh sì, magari non si riconosce come no, ma anche per esempio la facilità di trovare i soldi, perché adesso comunque, no, ci ritorniamo in una fase Dimmi un modo sociale. facile Eh per sì, risolvere, no, facciamo un dico, esempio. molti giovani comunque, o meno, stanno ancora comunque con i genitori, quindi comunque se non lavorano hanno più facilità di reperire alcune cose che. Ah, certo. E Oppure invece tu, comunque la insomma, strada te ne fa. sei No, dovuta la andare. strada facile comunque. Oppure, cioè. La tua droga invece è la Oh, poesia. no, 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 La tua credo. droga è la poesia, nel senso che No, tu nella vabbè, quello. noia vivi. No, ognuno ha i suoi difetti, mamma mia. No, non è un difetto, però insomma, tu riesci comunque nella poesia a essere,
a vivere questa noia e essere tranquillo, sereno. Come ho detto prima, la felicità non è di questo E mondo. nemmeno la serenità. La serenità, ah no, la serenità alla Serenità, sì, fine, dai. beh, no, comunque la serenità, soprattutto di questi tempi, no, comunque Sì. penso sia la mia generazione che anche quella di mia madre, ma anche un po' meno, siamo la generazione comunque del dubbio, del non sapere quello che facciamo, come posso dire, cioè, ci dobbiamo identificare in qualcosa. Tu in che cosa Cerchiamo. ti identifichi? Io? Boh. No, nel senso, cioè, mi piace fare queste riflessioni, ma non è che devo offrire soluzioni. Beh, Ecco perché certo, ho è tra capito. virgolette, anche un motivo per cui non leggo la mia poesia. Non la Se io leggi? leggessi la mia poesia, no, anche a voce alta, no, Non lo fa. darei un modo di interpretarla. Invece la Ah. poesia, comunque, il bello è che ognuno la può interpretare così come si Ho sente anche. capito. Quindi preferisci magari che una persona No, come Tania possa ma anche, cioè, interpretarla e esprimerla. magari Tania con la sua lettura ha dato una sua visione, è comunque una visione che può comunque coinvolgere l'ascoltatore. Ok, adesso Però ogni andiamo. Sì. lettore può dare un'altra Dalla sua. interpretazione. Ecco. Ok, andiamo in musica, Giulio. E qui mi stava raccontando il giovane Alessio Scancella della sua esperienza al karaoke, dove ha vinto con Anima Mia, perché dopo ci farà ascoltare, magari. Prima di lasciarci, per ascoltare un attimo questo dopo, però. Sì, però Anche se vedo il terrore negli occhi della mamma No, di no. Allora, Tania. una raccomandazione, però, di abbassare il volume al minimo perché sennò risuonerà la mia È voce. la tua voce da Sì, da infarsetto, usignolo, da da usignolo, che dice usignolo, da usignolo. che in Bulgaria te volevano menare, ti hanno corso Sì, appresso. no, erano indecisi sul menarmi o l'offrirmi da bere. Poi hanno offerto da bere perché hanno visto proprio lo Come sono sforzo. sti bulgari? Come se No, ci sono si trovano. tranquilli, Sono no, simpatici. sì. Come sono come carattere il Allora, la popolo? lingua è abbastanza difficile perché sei appunto cirillico Tu come. l'hai Però. imparata la lingua? No, No! Io comunichi in inglese. Eh sì, so leggerlo perché comunque deriva da alcuni È studi. difficile quindi Sì, sì, come sì, sì. lingua, però insomma deve essere proprio una bella città. Cos'è che Sì, ti ha sì, sì. Ecco, colpito appena arrivato di questa città? questa è una domanda difficile perché anche se mi si dice qual è il tuo colore preferito, Cioè, c'è sinceramente stata una no. cosa, una Ma no, un po' la costruzione. cultura, un po' ho visto comunque molto una città C'è un molto. piatto che si mangia Sì, ci sono principale? diverse. Vabbè, la carne, poi ci sono diverse. Lo yogurt bulgaro, e poiché ci sono alcuni salati col formaggio Ma è buonissimo, oppure normale, è buono, una cosa normale, diciamo, non sì, è, cioè no, non ha ci sta, un'arte anzi, culinaria. stanno portando, ci sono diversi ristoranti italiani dove in alcune pizze sono anche meglio di alcune pizzerie in Italia, quindi, no, sì, Addirittura. no, ma sì. Addirittura Sì, la la fanno, pizza dico. bulgara, eh? No, lo fanno con impasti comunque. Poi comunque dal punto di vista del cibo, almeno penso forse solo per quello siamo ancora visti. Perché Ancora per come altre Italia, cose. non, No, però per il no. cibo ci si Sì, ancora apprezza, qualcosina, sì. vengono apprezzati. Che poesia ci fa ascoltare adesso, Tania? Il tuo sorriso. Ho cercato il tuo sorriso ancora prima di scorgere il tuo viso. Difficile da credere, non sapendo dove guardare. Eppure l'ho trovato. Nell'odio abbracciato, nell'oblio ricordato. Follia di un attimo, tutto dimenticato. Indosso l'armatura, tutto sudato, avendo cura di non venir esaminato. L'armatura, Sì, che l'armatura. abbiamo comunque un po' tutti, no? Cioè, più che maschera, allora la maschera mi piace molto il concetto pirandelliano, ma io penso che comunque ognuno di noi può scegliere la maschera, cioè non è che diventa poi schiavo o, ecco, diventa uno nessuno 100.000. Alla fine la propria identità viene sempre conservata, non solo, ma si può posizionare la maschera in base alla situazione che si vive. Ecco.
torniamo anche un po' al crescente relativismo etico che comunque è parte delle nostre generazioni, concetto di bene e male. Tu credi che le nostre generazioni, queste generazioni non hanno No, ma anche la ancora questo nostra. grosso concetto, ancora non l'hanno sviluppato il concetto di bene e male, cioè non hanno Allora. chiaramente in testa cosa è bene e cosa è male? Allora, in breve, il problema, allora, la faccio in breve e cerco di essere anche semplice. Allora, se io per esempio faccio un'azione cattiva, prendiamola, rubo, io Certo. rubo, è un'azione cattiva. Però dico, magari rubo alla Robin Hood, rubo al ricco per dare al povero. Il rubare è un'azione comunque cattiva. Quindi non può derivare del bene, perché se deriva del bene si ritorna al problema del relativismo etico, perché bene e male a questo punto. Il problema purtroppo è, da un'azione buona può derivare il male. Un esempio, un'azione che può essere per esempio un'elemosina. Monete, vedo, che ne so, un ragazzino che ha bisogno di soldi. Poi questi soldi vengono usati per comprare una bomba. Quindi tu dici, ecco, questa cosa del relativismo etico. Eh sì, e quindi l'armatura, diciamo che è un po' di tutti. Ecco, sì, per forza, di fronte Sì, a poi a quello che stiamo volte vivendo. un'armatura è anche non pensarci. Non? Non pensarci a queste cose, Ah. no? Tiriamo Che a campare. credo che sia un atteggiamento molto, molto, molto comune quello di evitare di pensare sempre a Ma sì, perché alla cose. fine noi cerchiamo in fin dei conti anche Anche di fronte qualcuno. alla filosofia ti fanno Sì, ma un noi po' troviamo il. anche qualcuno. No, se noi troviamo qualcuno che ci dice cosa fare, quanto è bello non prendersi la responsabilità del nostro agire. Ci mettiamo subito la firma. Beh, Tu dici? Beh, sì. molti, non tutti, dai. Ma no, la maggior parte, no? E la Facendo. tua poesia dell'armatura intendevi proprio, insomma, Beh, quello che la tua intendo. armatura che cos'è? La tua Non si armatura qual chiede, è? non si chiede. Come Non è. per il. Non si chiede, no? Come per il Ma la tua discorso. armatura ce l'avrai Ma ne ho un'armatura? La diverse. mamma dice di sì Ma ne ho dietro, e si vede che diverse. dice di sì Eh sì, chi guarda su eh. Facebook. Dici una tua armatura. Anche Ma a volte anche l'ironia. Mettiamo l'ironia, infatti così, l'ironia è ma una questa cosa è una cosa più utile. molto, molto simpatica. Senti, prima di lasciarci, appunto, hai partecipato a questa corrida di Intranuovo che appunto Sì. organizza Salutiamo diverse cose, anche. Michele Sì. Intranuovo, fai presepi a Natale, una brava persona che si interessa molto di tante cose a livello anche sociali. E tu hai cantato, hai vinto con Anima Mia per il tuo famoso farsetto. Sì. Ecco. Ma Rialzato Giulio, la mia sonda. abbassa, Allora, prepariamoci. No, prepariamoci. prepariamoci. Allora, un po' più Ecco, distante. Ecco, mo purtroppo. devi stare Ritornello. distante. Mo vai, vai Ok. che deve. Ecco qua, Ok. ecco qua. No, Ecco qua. Vado, tanto la so tutta, non è un no, 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 problema. Più piano piano non ce la facciamo, no. però un Ma proprio pezzetto lì, siamo un pezzetto riusciti. anima mia Anima mia è il ritornello, se no. no, non Almeno tu. la prima strofa, no? No, 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 è No. proprio triste quella storia. Ci È rattristiamo, poi dopo triste. poi ci viene. Ok. Allora, anima mia, ma proprio un Sì. accenno, eh? Va bene, va bene. Giulio ti dice quando puoi Vuoi andare. andare? Vai. Un po', non ho niente musica, così. Ah, così, a Ah! cappella. Vedo proprio che la disperazione negli occhi di Tania e la vergogna negli Perché occhi la della vergogna? mamma. Perché No, negli ecco, occhi questa è della anche mamma un'altra che si armatura d'ironia. copre. Allora, Poi io mi ha messo a ringrazio. cantare, lo Sei ringrazio. bravissima, veramente, questa cosa. Non so, sembra una cosa particolare, da quella sensazione. Ecco, sì. Molto simpatico, Se pensate a un veramente. karaoke col microfono, cosa può succedere? Eh? Se la canto tutta, No, può. qualche volta mettiamo il vetro con il bicchiere per vedere se riesci Sì, dovrei pa, a riuscire. spaccarlo, Dovrei a riuscire. raggiungere la nota che la spacca. Io ti ringrazio, prima di Grazie a salutarci, voi. ripetiamo il libro di Tania Santurbano e Loil, e lei ci verrà di nuovo a trovare per parlare di questo libro che tutti quanti hanno suggerito, un bel testo, hanno detto che è veramente da leggere. Tania Santurbano, Loil, eccolo qua, io ti ringrazio. Tania che ci ha letto le poesie di Alessio Scancella. Quando riparti per la Bulgaria? Venerdì, scappo, non E so se allora, qualcuno, cioè, non.
Cioè, non mi venite a trovare? No, non ti preoccupare, ti veniamo a trovare. Poi se ho detto se fai il karaoke, No, guarda. ma magari mi metto a cantare. Voi pensate se qualcuno mi aggredisse la notte? Altro che spray quello anti. Io ti ringrazio tanto, ti mando un bacione a te, alla mamma, a Narita e a Tania. Alla prossima, ciao. Grazie, grazie ancora per avermi invitato.